un'opera dal sicuro valore artistico ma dall'incerto autore. Il politico, che sarà in mostra alla Pinacoteca San Domenico a partire da sabato prossimo, proviene da una piccola chiesa di un comune terremotato, Monte San Pietrangeli, dal quale l'opera è stata portata via dalla soprintendenza marchigiana e messa in sicurezza. Ora, per l'iniziativa della Fondazione Cassa del Risparmio di Fano, la bellezza, l'arte e la solidarietà, è stata posizionata e visibile al pubblico fino al 12 di novembre. Sabato prossimo alle ore 11 presso la Pinacoteca San Domenico, apertura ufficiale della mostra con la presentazione dell'opera da parte del suo curatore Claudio Maggini, ispettore di zona della soprintendenza. Ma il dipinto rappresenta secondo me un qualche cosa di più, nel senso che ci racconta la storia delle Marche in quell'attimo, tra la fine del 400 e i primissimi anni del 500, dove il vecchio sta per finire, l'arcaico sta per finire e il nuovo sta subentrando prepotentemente. Ritengo che questo dipinto sia stato, per i tre quarti sicuramente, finito, realizzato da un pittore che a Fano si è formato e che è di cultura fanese della seconda metà del 400, sia particolarmente alla cultura fanese della seconda metà del 400 sia particolarmente vicino. Interessante operazione quella di tentare di dare l'attribuzione dell'opera grazie alle moderne tecniche a disposizione, dato che la sua paternità dai primi del Novecento ad oggi è stata data a diversi esponenti di quella che viene comunemente denominata Officina Fanese nel 1400. La presenza di questa opera per 40 giorni, per una ventina di giorni, tante persone potranno vederla, visitarla, ammirarla, perché a Monte San Pietrangeli probabilmente non sono mai andati e non andranno mai a vedere. È un'occasione unica, quindi invito davvero tutte le persone che amano l'arte, che amano la cultura in generale, in questo periodo, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30 meno il lunedì questa pinacoteca è aperta e potranno venire con calma a esaminarla, e sabato, se vorranno, potranno venire sabato 7 ottobre alle 11 a sentire cosa ne pensa anche Vittorio Sgarbi.